Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e sono in live streaming direttamente dalla mia auto. No, non è vero, in realtà questo episodio è registrato. Ma oggi proprio di live streaming voglio parlarvi, nello specifico di Twitch, di YouTube Live, ma soprattutto di OBS, questo interessantissimo software per il live streaming. Per cui cominciamo questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. Sigla! Ho iniziato un appuntamento fisso ad un orario indicibile su Twitch, che è quello di fare live streaming ogni giovedì mattina e ogni domenica mattina all'alba, e sì, parlo delle 5:30-6:15 del mattino, per circa un'ora, un'ora e mezza, mentre vado a passeggio sulla pista ciclabile. Il giovedì mattina in lingua italiana, la domenica mattina in lingua inglese, così cerco di sifonare un po' di pubblico internazionale, che può sempre essere interessante. Vado in streaming dal telefonino, quindi con l'app di Twitch. L'app di Twitch è molto simpatica nel permettermi di gestire il titolo dello streaming e poi nel mandare la notifica agli iscritti con il titolo dell'episodio della settimana prima. Complimenti Twitch, perfetto in questo senso, eh! A parte questo, sto sperimentando anche con OBS e voglio cercare di creare un appuntamento fisso il martedì sera dalle 21:15 alle 22:45, sempre su Twitch, però utilizzando il software OBS, quindi la postazione di streaming da casa. Sto facendo qualche esperimento, perché trovo OBS molto molto potente, sia per la registrazione sia per lo streaming, soprattutto adesso che mi sono cercato di costruire una postazione di streaming un pochino più funzionale, e in considerazione del fatto che OBS è veramente molto potente. Talmente potente che ho cercato delle guide su YouTube per capire un po' come settare alcune cose, ed ecco che ho trovato il canale YouTube che vi segnalo oggi, di un ragazzo australiano simpaticissimo, che non ci spiega come utilizzare OBS in maniera estremamente professionale, bensì ci presenta una serie di trucchi molto utili per chi è alle prime armi con OBS, per rendere uno streaming molto semplice, eppure qualcosa di particolarmente professionale. Prima di continuare, lui è Natti, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi, è veramente simpaticissimo, poi adoro quei momenti in cui ci dice «Ah, senza bisogno di spendere tanti soldi! Sì, sono australiano, abbiamo i dollari arancioni!» Comunque sul suo canale troverete tantissimi trucchi e tantissime estensioni, tantissime istruzioni, tantissimi consigli su come gestire lo streaming utilizzando il software OBS. Lui principalmente si rivolge all'utilizzo del software OBS Studio, quindi non alle varie varianti come OBS Live o OBS StreamYard, eccetera. Ed è in fondo il consiglio che vi do anche io, di utilizzare la versione originale OBS Studio del software e non le varie edizioni collaterali, perché comunque ha molte potenzialità. Cominciamo quindi con il microfono, con i microfoni che possono essere quelli cinesi da 2€, con i microfoni un pochino più professionali, fino al Blue Yeti, eccetera. E cominciamo ad analizzare alcuni filtri molto utili per migliorare l'audio dello streaming. Quindi il primo video che vi segnalo sono 5 filtri VST per i microfoni, video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata. Ci sono dei consigli, ci sono delle considerazioni, ci sono dei trucchi, fa vedere la differenza nell'applicare o non applicare determinati filtri, e spiega come ottenere, con poco, con dei software gratuiti, con delle impostazioni molto semplici, una situazione che migliora moltissimo sia l'audio ambientale sia l'audio dello streaming, rendendo la cosa più interessante da fruire e senza sentire quei rumori di fondo, senza sentire quella voce un po' vuota che è tipica degli streamer alle prime armi. Continuiamo e passiamo a questo punto a migliorare un pochettino la situazione del video, e nel farlo utilizzeremo alcuni plugin. OBS è un software molto interessante proprio per il fatto che può essere potenziato con l'uso di plugin, e uno dei plugin che trovo veramente interessanti, che tra l'altro il buon Natti ci presenta proprio nel video che sto per indicarvi, è il plugin che utilizza il motore di riconoscimento vocale di Google per creare i sottotitoli. È un, in fondo, un esperimento. Il motore di sintesi vocale di Google è quello utilizzato per l'assistente vocale, quindi con la funzionalità, le peculiarità e gli eventuali piccoli difettucci del motore di riconoscimento vocale.
Interrompiamo temporaneamente l'editing del video per informare che l'altra sera ho fatto la prima live su Twitch utilizzando pesantemente questo plugin e si è dimostrato pesantemente affidabile, ha fatto pochissimi errori, ma per buona parte del tempo ha funzionato molto molto bene, quindi direi che tra l'altro lo consiglio tantissimo se volete rendere in qualche modo i vostri live streaming più accessibili. Torniamo al video. Ma è molto interessante per cercare di portare quel pochino di accessibilità in più allo streaming. Tra l'altro non è che vi mette i sottotitoli in sovraimpressione sullo streaming, semplicemente attiva la funzionalità dei sottotitoli che, per esempio, è disponibile su Twitch. In questo modo chi sta guardando lo streaming, se vuole, su Twitch può attivare i sottotitoli e riceve i sottotitoli, se no non sono semplicemente delle sovraimpressioni sul video, quindi questa è una funzione molto interessante. Ma al di là di quello ci sono altri plugin che svolgono delle funzioni molto utili. Quindi il secondo video che vi segnalo è 5 plugin che non devono mancare alla vostra configurazione di OBS. Video che trovate linkato sul doobly-doo, sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Al di là del dare un'occhiata a questo video e a questi plugin, vi consiglio comunque di andare a dare un'occhiata alla directory dei plugin di OBS, perché ci sono dei plugin per coprire ogni genere di funzione veramente molto interessanti, ed è un sistema utile e funzionale per potenziare OBS, per creare quella piccola la marcia in più che migliora molto la funzionalità di OBS e rende lo stream più professionale, visivamente accattivante, senza bisogno di dover fare impostazioni complicatissime. A questo punto veniamo al terzo video che voglio segnalarvi, che è quello che ho trovato più divertente ed è l'esperimento più interessante da fare con OBS. Ci sono quelle persone che utilizzano il DEC per controllare il proprio streaming, cambiando la visuale, cambiando le telecamere, eccetera. Ma lui, il buon Natti, è andato ben oltre, è andato al punto di permettere alle persone che stanno guardando lo stream di controllare la regia di OBS direttamente con i comandi del chatbot. Ovviamente si utilizzano i punti, i bits che vengono regalati da Twitch facendo determinate azioni, e questo può essere molto molto interessante, prima di tutto perché è un modo simpaticissimo di coinvolgere il pubblico, è un esperimento molto interessante che può dare veramente tantissime idee, anche solo il video in se stesso. Quindi il terzo video che vi voglio segnalare del buon Natti è appunto controllare OBS con il punteggio Twitch, video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate e dategli un'occhiata. Come ripeto, al di là dell'interessantissimo sistema di utilizzare appunto la chat di Twitch per controllare la regia di OBS, è molto interessante sotto molti punti di vista, proprio anche a livello di ispirazione, a cercare di sperimentare con OBS, a cercare di costruire qualcosa di molto interessante con OBS. Lui è Natti, date un'occhiata al suo canale, ci sono tantissimi trucchi, tantissime informazioni, tantissime guide per realizzare facilmente e velocemente delle cose di grandissimo impatto visivo, ma anche di grandissima funzionalità per chi fa streaming con OBS, che rendono lo stream più professionale, più interessante, più accattivante, migliorano la qualità dell'immagine, la qualità dell'audio, eccetera eccetera, e sono molto semplici, sono delle guide molto veloci, eppure veramente molto interessanti, e il più delle volte cercando di non far spendere soldi, cercando di utilizzare software gratuiti o alternative gratuite a quelle che sono le cose più classiche e più blasonate, che non è certamente da mettere da parte come idea. Concludo velocemente con la mia domanda. Voi che cosa mi dite? Fate streaming su Twitch o su YouTube Live o su altre piattaforme? Vi piace guardare le altre persone che fanno streaming? Vi piace magari guardare i gameplay? Fate streaming di gameplay? Io faccio streaming, ma soprattutto di just chatting, di quattro chiacchiere. Devo dire che non mi piace molto giocare al computer, quindi difficilmente porterò dei gameplay sul mio canale Twitch, ma questo è un altro discorso di cui parlerò probabilmente in un altro episodio di Diario di Viaggio on the Road. Per il momento sono curioso di sapere se anche voi utilizzate OBS, se c'è un'altra risorsa che utilizzate per trucchi, per consigli, per utilizzare al meglio OBS, che volete segnalarmi, se avete trovato qualche guida interessante. Cercavate qualche guida interessante e vi è stato utile conoscere il canale di Natti? Nel caso, seguite Natti anche su Twitch e sugli altri social, è molto molto simpatico, come ripeto, e quindi è una risorsa molto interessante per lo streaming con il software OBS. Ma se ci sono altre risorse che utilizzate per il software OBS, o se avete imparato le cose da solo, se ci sono dei trucchi che utilizzate su OBS, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog. Vi ricordo, se vi sono stato utile o se vi è stato utile il canale di Natti, allora di mettere pollice in alto e condividere con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social. Condividetemi anche su Twitch, se
volete, condividete il mio canale Twitch, iscrivetevi al mio canale Twitch, lo trovate linkato sul doobly-doo. Naturalmente iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se seguite anche il mio canale Twitch, il buon profumo di nuovo iscritto tende a durare qualche secondo in più. Non dimenticate il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda, per notifiche, piccole curiosità dietro le quinte e occasionalmente sapere quando sto per andare in live. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, fatemelo sapere in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!